Ciao a tutti ragazzi, buon fine settimana e benvenuti in questo nuovo video. Come ogni venerdì vi porto la guida su come fare i soldi in GTA Online. In questa guida parleremo dell'Acid Lab. Se vi state chiedendo in che zona sono adesso, mi trovo dentro il Freaky Shop. Il Freaky Shop è una zona che sbloccherete, cioè più che altro un edificio che sbloccherete dopo aver concluso la prima missione di Dax. E sarà anche il deposito del vostro Acid Lab. Altra cosa, raga, l'Acid Lab non compratelo. Giocatevi le missioni di Dax, che dopo la quinta missione vi regalano il camion dove poi installerete il vostro Acid Lab. Anche se è in sconto questa settimana, ma almeno vi risparmiate mezzo milione di dollari. Questo mezzo milione di dollari poi lo andrete a investire nell'attrezzatura, altrimenti dovete comprare il furgone e l'attrezzatura. Se invece completate le missioni, dovrete comprare solo l'attrezzatura perché nella quinta missione ruberete questo furgone. Se vi state chiedendo se conviene l'Acid Lab, secondo me, raga, sì. Oltretutto c'è il bonus sul guadagno questa settimana, ma anche senza bonus, secondo me, in solo è uno dei migliori business, eppure il guadagno non è così elevato. Questa settimana il vostro Acid Lab con le migliorie alle attrezzature vi farà guadagnare 703.840 dollari. Questi sono i soldi se vendete in una sessione solo a inviti con nessun giocatore rivale. Se poi andate a vendere in sessione pubblica, come sapete, avete il 3% di bonus su ogni giocatore rivale in sessione. Il mio consiglio, raga, se siete all'inizio, meglio avere 700.000 dollari assicurati che fare una vendita magari da 1 milione, 1 milione e 2, ma rischiare che vi si distrugge il carico. Tutti i tipi di vendite dell'Acid Lab avrete sempre e solo una moto. Le vendite variano come al solito, io sono il più sfigato e mi è capitata la vendita più lunga. Quella con i 10 punti di consegna è sicuramente la vendita più lunga, ma come potete vedere dal timer, in una decina di minuti, un po' meno, sono riuscito a concluderla. E come vi ho detto prima, raga, tutte le vendite dell'Acid Lab con la merce piena avrete sempre e solo questa moto per le consegne. Davvero niente male. Per sbloccare le migliorie, invece, raga, è semplicissimo. Chiaramente dovete completare almeno la prima missione della storyline di Dax. Per avviare la prima missione della storyline di Dax, dovete andare sulla R di Ron. Esattamente in questo punto della mappa. Io adesso non ho la R perché l'ho già fatto, ma la zona è questa. Guardate il filmato, fate la prima missione e sbloccherete Dax. Dax, raga, non è solo un fattone, non serve solo per le missioni prima e ultima dose, ma vi serve anche per gli incarichi dei Polygons. Completando 10 di questi incarichi, sbloccherete la miglioria all'attrezzatura. Una volta che avete chiamato Dax, basta che fate clic su Richiedi incarichi. Completate 10 di questi incarichi e sbloccherete la miglioria all'attrezzatura per il vostro Acid Lab. La miglioria vi farà fare la merce del vostro Acid Lab in 4 ore. Davvero niente male. Ciò significa che ogni 4 ore reali avrete 700.000 dollari di merce da vendere. La miglioria all'attrezzatura la installate poi al Freaky Shop tramite Moot. Mi raccomando però, raga, dovete completare 10 incarichi di Dax. Vi ho appena fatto vedere come richiedere questi incarichi. Altra cosa interessante, ma solo sulle console di nuova generazione, so che lo sapete, ve l'ho già fatta vedere perché l'ho sbloccata col mio primo personaggio. Se voi andate sulle ricompense carriera, attività e fate Los Santos Truck Wars, allestendo il vostro Acid Lab, completando le prime 5 missioni della storyline, quelle che vi faranno sbloccare poi il furgone dell'Acid Lab, e completando 10 rifornimenti dell'Acid Lab, sbloccherete la mazza da baseball di Dax. Veramente fighissima come mazza. Purtroppo, raga, solo su PS5, Xbox Series X e Series S. Per quanto riguarda i rifornimenti, non sono così complicati, sono un po' più lunghi dei rifornimenti dei business dell'MC e magari anche del bunker, ma niente di complicato. Altra cosa, lo so che ve lo dico sempre, anche se questa settimana ci sono le vendite a soldi ed RP doppi dell'Acid Lab e riuscite comunque a ammortizzare i soldi spesi per le scorte, io vi consiglio di rubarle. Abbiamo fatto i calcoli l'altro giorno in live.
e mi sembra che prima che fate una vendita dell'Acid Lab, comprando solo le scorte, dovete spendere 120-150 mila dollari, con le migliorie. Capite che quando non è a soldi doppi vi si toglie quasi metà del guadagno. Questa settimana ammortizzate perché al posto che 350.000 fate 700.000 dollari. Ma il mio consiglio è sempre quello di rubare le scorte per tutti i business di GTA Online. O rubarne e al massimo spendere 20-30.000 dollari a scorta, giusto da ammortizzare ancora le spese. Questi raga sono i miei consigli. Fidatevi di me che questa settimana l'Acid Lab vi darà parecchie soddisfazioni. Oltretutto raga, sbloccherete la mazza da baseball di Dax, fate sti benedetti rifornimenti. Non so perché, ma a me piace un casino questa livrea per la mazza da baseball. Chiudiamo il discorso Acid Lab, parliamo delle attività. No raga, non voglio parlarvi ancora di tutte le modalità di Halloween, ci sono quelle da 2 settimane. Non ve ne parlo più. Parliamo però delle attività community. Come al solito andate su online, attività, avvia attività create dalla comunità. E qui abbiamo a soldi ed RP tripli alcune gare stunt, mi sembra un deathmatch e qualche altra attività. Come al solito raga, ricordatevi che per fare tanti soldi in questa attività dovete vincere. Più persone partecipano, nel caso di gare più giri ci sono, nel caso di round più round ci sono, più soldi guadagnerete, ma chiaramente dovete vincere per fare tanti soldi. Chiudiamo il discorso attività e partiamo con tutte le varie posizioni, cominciando dal gun ban. Il gun ban solo per oggi lo possiamo trovare ad est di Los Santos. Ieri era giovedì e sono anche cambiate le armi al suo interno. Diamogli una rapida occhiata. Chiudiamo con il gun van e partiamo con i clienti. Primo cliente lo possiamo trovare sulla spiaggia di Vespucci. Secondo cliente lo possiamo trovare nella pista d'atletica del college, dell'università, chiamatela come volete. Terzo ed ultimo cliente lo possiamo trovare prima di Paleto Bay, a nord della mappa. Chiudiamo con i clienti e partiamo con i forzieri. Il forziere del naufrago lo troviamo a nord di Paleto Bay. Chiaramente raga, il video del forziere è qua, non l'ho messo nel video dell'UFO. Da domani il forziere del naufrago tornerà nel video dell'UFO. Ora allacciate le cinture di sicurezza, voliamo a Caio Perico e raccogliamo i due forzieri anche a Caio. Vi ricordo che le clip che ho io dei forzieri di Caio Perico sono clip vecchie. Adesso ogni forziere paga 25.000 dollari. In queste clip il guadagno è solo di 15.000 l'uno, perché raga sono clip vecchie. Comunque, primo forziere lo abbiamo sott'acqua, vicinissimo all'aeroporto, impossibile sbagliare. Secondo forziere lo abbiamo dopo il molo della balena. Date un'occhiata alla mappa perché dove ci sono queste barche potete trovare un rampino. Non sempre lo trovate, ma a volte c'è, quindi se venite a prendere il forziere e state facendo il sopralluogo, date un occhio a quelle barche. Raga, siamo giunti alla fine di questo video, spero che vi sia stato d'aiuto. Purtroppo questo weekend credo che non ci sarà la live, perché domenica ho delle cose da fare e credo anche sabato. In ogni caso vi tengo aggiornati sui miei social. Un grazie a tutti del supporto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!